La scultura ceramica contemporanea in Italia, una mostra curata da Maria Stella Margozzi e Nino Caruso, voluta fortemente da Nino Caruso e che per la prima volta porta la ceramica italiana in una grande istituzione come la Galleria Nazionale. Sono 60 artisti, ognuno con 3 opere. 180 opere. E questa mostra nasce anche in un'occasione importantissima, che è quella del centenario della nascita di Leoncillo, che è stato il grande, un grandissimo artista riconosciuto a livello mondiale per la sua opera in ceramica, un grande innovatore, un grande sperimentatore. Ecco, quest'anno a novembre ricorrono i 100 anni della sua nascita e queste sono le sculture di proprietà della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che sono state, diciamo, che aprono la mostra e da cui poi tutti gli artisti, su cui poi tutti gli artisti presenti in questa mostra si sono formati. L'opera di Nino Caruso è un artista che lavora in cerchio di modulo, di ripetizione del modulo e missione di Nino nell'architettura, tanto che quest'anno, anzi l'anno quest'estate, Nino Caruso ha organizzato una grandissima convegno durato 3 mesi con l'ordine degli architetti, con la Casa dell'Architettura di Roma, sul rapporto ceramica-architettura, che è un rapporto che c'è sempre stato e che è ancora in via di sviluppo con i nuovi sperimentalismi e le nuove tecnologie. Quindi devo dire che Nino è un maestro che da sempre promuove l'arte ceramica in tutte le sue, in tutti i suoi linguaggi. Carlo Zauri e le sue opere monumentali, è un artista che non c'è più ma che ha fatto la storia della ceramica, ultimamente c'è stata una grande sua mostra a Bologna e il museo a Faenza Carlo Zauri merita una visita. Allora, un grandissimo artista, maestro della ceramica, Alessio Tasca, e lui ha inventato una macchina, ma una macchina enorme, lui è una grandissima trafila e con la trafila realizza questi grandi blocchi che sono dei monoliti, unendo insieme argille di diversa natura. Massimo Luccioli è un artista di Tarquinia, terra di Etruschi e quindi terra del fuoco. Questo è un lavoro suo di grande ricerca, ottenuto con forni a legna che lui stesso costruisce e ottiene queste patine attraverso il fumo e attraverso argille anche che lui stesso raccoglie nel territorio. Sono argille diverse e hanno cromatismi diversi che poi ovviamente col fumo e con i forni a legno danno questi risultati. Il fumo fa da padrone in questa mostra di ceramica perché tutti questi cromatismi, queste patine, queste sono tutte ottenute attraverso la fumicatura, è una tecnica che per un ceramista è, diciamo, vitale. Thank you.
Sprout, un duo veneto, e queste sono tutte opere fischianti, secondo la tradizione del loro territorio, dove il fischietto è... Questa invece è un'opera luminosa di Nicola Boccini, che si muove con il suono del catalogo. Cristiana Vignatelli Bruni, un'artista romana. Questa mostra è idealmente divisa in tre generazioni. Una prima generazione, di cui fa parte appunto il curatore anche Nino Caruso, che si è formata dall'esperienza di Arturo Martini, di Leoncillo, di Fausto Melotti e di Fontana. Una seconda generazione di mezzo e una nuovissima generazione, la generazione ultima, di giovani artisti che sperimentano anche nuove tecnologie da affiancare appunto alla ceramica. Un artista della seconda generazione è Riccardo Monachesi, con questa grande opera dedicata all'acqua, che ha appena anche concluso una sua mostra personale al Museo delle Mura di Roma. Questa invece è una sala dedicata ad un tipo di scultura con una connotazione più propriamente figurativa. Silvia Celeste Calcagno è un'artista molto giovane di Alvissola, Ligure, e sta ottenendo grandissimo successo, soprattutto di critica, per il lavoro che ha intrapreso con la ceramica, estremamente innovativo e personale. Unisce il video, la fotografia e la ceramica, unendo appunto questi tre ingredienti. Questa è un'installazione dove lei rappresenta se stessa in una giornata, un giovedì, infatti l'opera si intitola Giovedì, ed è una sequenza di fotogrammi, video, che lei imprime sull'argilla ad alta temperatura con una tecnica sperimentale da lei appunto inventata di fotoceramica. Un'opera di Cristiana Vignatelli Bruni dedicata a Cenerentola, è un'opera sonora e lei ha fatto realizzare le musiche dai suoi amici musicisti, in quanto lei anche è una cantante e musicista.
presentano rispondono ad un unico sentire, ad un unico concetto, che è quello del dispositivo spaziale. Sono tutti moduli che intervengono come dispositivi nello spazio e creano dei campi energetici. Shout è un urlo dirompente, sono, anche qui sono il segno croce, è abbastanza evidente, però lo tratto come volume e non come segno. Capisce se cercano un loro equilibrio dentro o fuori la geometria e dentro o fuori gli astri Outback. L'Outback è una zona remota dell'Australia e segna il paesaggio più lontano e inarrivabile nel cuore dell'Australia ed è segnalato in genere da un paletto nero. Oltre a quel paletto la natura diventa sconosciuta e i miei paletti, diciamo, verso l'ignoto, perché per me l'arte è un viaggio verso l'ignoto, sono rappresentati da questa installazione, cercano liberamente un loro dialogo con lo spazio. Si presentano in bilico, si presentano fuori asse nell'atto di riposizionarsi e di trovare un'armonia con lo spazio, però al contempo anche rifuggono da qualsiasi ordine prestabilito e rimangono sospese in un costante equilibrio instabile. Sono tutte opere realizzate con un'argilla spagnola, un semirefrattario che è molto sciamottato, carico di ossidi. È superato una certa temperatura, questi ossidi bruciano e ottengo questo effetto scuro, nero, che è dovuto proprio dalla pigmentazione della materia stessa. Quindi non sono andata sopra con degli smalti o con degli ingobbi, ma è proprio la materia stessa. È una alta temperatura, 1250 gradi, ottenuta in monocottura. Allo stesso modo queste opere sono anche monoliti, realizzati in un unico blocco, cotte ad alta temperatura in monocottura con uno smalto a base di ingobbio, perché sulla monocottura, insomma, diventa necessario lavorare con gli ingobbi mescolati agli smalti. Sono opere, diciamo, che ho dovuto cuocere in forni molto particolari, perché forni per alta temperatura non se ne trovano tantissimi, quindi sono andata a Deruta in un'azienda che costruisce elementi per i forni, che raggiunge queste temperature, che mi ha dato la disponibilità per cuocere questi pezzi abbastanza grandi per quelle che sono le dimensioni della ceramica. Bruciato dell'alta temperatura. Lui è maestro Antonio Grieco e ha presentato questi pannelli realizzati con un semirefrattario ad alta temperatura, inglobando argille diverse di colori diversi ottenuti con pigmentazioni e anche inserti in vetro. Io le definisco opere pittoriche. In questa mostra organizzata da Maria Stella Margozzi e Nino Caruso sono presenti tutte le tecnologie, le tecniche applicate alla materia ceramica fino, diciamo, all'esasperazione, all'estremo. Questa è un'opera di Antonio Grieco in adobe, tecnica dell'adobe, che è una tecnica che si usa in Africa per la realizzazione delle case, per l'isolamento delle case, ed è argilla cruda impastata con delle fibre, quindi è un'opera cruda. Allora, in questa mostra sono rappresentate tutte le tecniche e queste sono opere di Rita Miranda realizzate in raku e in porcellana, affumicatura, raku e porcellana. E Guido De Zan, un raffinato poeta della materia, presenta delle opere in gres, realizzate in alta temperatura con questo segno, matita ceramica che viene cotta con l'oggetto stesso.